Dibattito sul bilancio. Trasporto pubblico locale non di linea. Insediato il Comitato Diritti Umani. Nelle sedute del 5 e 6 maggio il Consiglio regionale ha esaminato il bilancio 2015 e il pluriennale per gli anni 2015-2017 della Regione. Sono stati illustrati gli oltre 250 emendamenti presentati in prevalenza dalle opposizioni che puntavano l'attenzione in particolare sulle politiche sociali. In chiusura il Consiglio è stato riconvocato, sempre sul bilancio, per il 12 maggio. In copertina! Prosegue nella seduta del 12 maggio l'esame del bilancio 2015 e del pluriennale 2015-2017 della Regione. Il 5 e 6 maggio sono stati illustrati tutti gli emendamenti. Il bilancio pareggia su 11,74 miliardi di euro in termini di competenza e 15,51 in termini di cassa. Il disavanzo finanziario presunto 2014 risulta di 328 milioni di euro e viene riassorbito nel triennio 2015-2017. La Commissione Trasporti, riunita in sede legislativa, ha iniziato l'esame di due proposte di legge relative ai servizi di trasporto pubblico locale non di linea. Sul tema sono state fissate le consultazioni online. Il termine ultimo per presentare le memorie è martedì 19 maggio e la Commissione si riunirà giovedì 21. Si è insediato a Palazzo Lascaris il Comitato Diritti Umani, organismo di recente istituzione che ha assorbito l'Associazione per il Tibet. È presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, ne fanno parte due componenti dell'Ufficio di Presidenza, due consiglieri regionali, due ex consiglieri, oltre a 10 personalità esperte in materia nominate dall'Assemblea regionale. È stata illustrata in prima commissione la delibera che, su proposta dell'assessore al personale, riorganizza la struttura della macchina regionale. A partire dal prossimo 3 agosto i settori della Giunta regionale vengono ridotti dagli attuali 131 a 93, con un risparmio per l'ente a regime di circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno. Il personale sanitario del Piemonte che intende partire per il Nepal per prestare servizio in questo momento di grave emergenza può usufruire di un mese di aspettativa retribuita. Questa è la prima risposta concreta da parte del Comitato di Solidarietà della Regione per far fronte all'emergenza sanitaria nel paese asiatico dopo il terremoto che il 25 aprile ha causato migliaia di morti.